L'incubo delle cartelle pazze per la riscossione dei tributi a Terlizzi non è ancora svanito. Circa 8.000 sono le cartelle esattoriali notificate a cavallo tra il 2014 e il 2015, tutte con importi e interessi di mora che non corrisponderebbero a quelli effettivamente dovuti. 7 associazioni di categoria, Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti, CIA, CGL e CISL e UIL, si sono riunite in un gruppo unico per far valere gli interessi dei propri iscritti e contestare quella che definiscono una cattiva gestione dei tributi comunali. Anomalie che si sono registrate sin dal 2011 e per le quali ancora non si è posto rimedio. Riunite ieri in assemblea, le sigle hanno dato vita a un acceso dibattito circa le iniziative da intraprendere. Dalla riunione è emersa l'esigenza di chiedere all'amministrazione comunale una sospensione della riscossione dei tributi, sino a quando non sarà effettuata una bonifica dei dati a disposizione degli uffici, risultati inesatti e lacunosi. L'istituzione di un tavolo di concertazione tra comune e organizzazione per verificare sul campo dei tributi locali le modalità di accertamento al fine di consentire al contribuente di poter presentare eventuali opposizioni entro i 30 giorni stabiliti dalla normativa vigente e infine di avviare un procedimento di autotutela che elimini gli interessi di mora nei confronti dei cittadini che nel 2009 non hanno proceduto al versamento dei tributi in quanto mai notificati. Tali richieste sono state inoltrate direttamente al sindaco Ninni Gemmato, presente alla riunione, e saranno depositate ufficialmente entro lunedì agli uffici comunali. E sulla questione la replica del sindaco non si è fatta attendere. Era necessario che parlasse affinché fossero smentite bugie e inesattezze in un dibattito al quale hanno partecipato politici di opposizione e pochi cittadini non politicizzati, ha detto Gemmato. Ho avuto modo di chiarire che la situazione non è allarmante così come è stata descritta, tant'è vero che nonostante non sia trascorso neanche uno dei 2 mesi per rispondere agli avvisi di accertamento, molti cittadini lo hanno già fatto e il comune ha incassato 150.000 euro. La lista di attesa all'ufficio dei tributi, ha concluso il sindaco di Terlizzi, è attualmente molto contenuta, al punto che entro una settimana lavorativa è possibile essere ricevuti previo appuntamento.